Buonasera, benvenuti. Questo è il primo dei quattro incontri che come Casalingo Demo abbiamo pensato in preparazione alla Pentecoste. E così le due coordinate che ci hanno mosso nel scegliere questo itinerario che ci prepara la Pentecoste sono un po' queste due. La prima è il tema della fraternità legato all'esperienza di Casalingo Demo, che quest'anno appunto abbiamo festeggiato, stiamo celebrando poi 10 anni di vita qui a Pagnano e di vita di casa Nicodemo, e quindi riflettere su un tema come quello della fraternità ci pareva proprio bello e interessante. L'altra coordinata che ci ha guidato nella scelta è stata un po' il cammino che le quattro parrocchie di Merate stanno facendo, questo cammino di fraternità di parrocchie, e quindi riflettere, preparandoci ad accogliere lo spirito Pentecoste, sul tema della fraternità, delle relazioni, ci sembrava proprio occasione. E questa sera partiamo un po' col primo incontro, ringraziamo davvero Paolo della disponibilità, e il titolo che abbiamo dato un po' è un po' provocatorio, insomma, la Chiesa secondo Gesù, ecco, per aiutarci un po' a andare probabilmente all'origine delle belle relazioni, positive relazioni che scopriamo e cogliamo, ecco, nella parola e nel Vangelo. Quindi una buona serata a tutti, un buon ascolto. La serata sarà in questo modo, ci sarà adesso un canto che ci introduce alla meditazione alla quale Paolo ci guiderà, e poi concluderemo con un canto e un avviso finale. Basta, ecco, questa è un po' la serata. Grazie e buon ascolto. Sì, Gesù l'ha pensato, sicuramente.
Quindi intendo dire probabilmente Gesù non è entrato nel dettaglio dell'organizzazione, cioè il fatto che, dato storico, ne parlavamo giusto a cena con il diacono, che la Chiesa in Italia si è divisa in parrocchie è una scelta storica dopo il Medioevo. Il fatto che stesso che si chiami parrocchia, dal greco parrocchia, che significa fra la gente come stranieri, molto bello, indica lo stile. Il fatto che la nostra diocesi, che ricordo sempre la più grande del mondo, 1182 parrocchie, una nota di impressione, è un modo storico che la Chiesa ha avuto che rispondere a un bisogno, cioè stare in mezzo. Poteva scegliere in maniera diversa, nei primi mille anni non è stato così, ok? Gesù aveva in mente la Chiesa, l'Ecclesia, cioè la comunità di discepoli e discepoli radunati intorno a lui? Sì. Probabilmente non pensava ai castelli vaticani o alle vicarie, le foranie. E ricordiamoci sempre che se la Chiesa è, uso una parola difficile, il diritto divino, vuol dire che nell'intuizione di Dio, come profezia di una nuova umanità, il come realizzarla invece nell'ordine della pastorale. Lo dico perché so che anche voi, incredibilmente, addirittura il Cristo di Milano, sta cominciando a fare i conti con la mancanza di reti, quindi con la riorganizzazione, che immagino dovrebbe farti tanto, suscita qualche malumore, perché cioè noi siamo sempre stati abituati adesso, eccetera, eccetera. Allora, questa sera vi facciamo un focus su una parola, sui Vangeli. Io ho pensato di prendere quattro icone bibliche, cioè quattro racconti di Gesù, in cui secondo me abbiamo di che riflettere sul come essere chiesa. Quindi oggi facciamo una specie di lezione divina sulla parola e poi ciascuno di voi la lascerà calare nel suo cuore, nella sua esperienza di chiesa, di parrocchia, di congregazione, di comunità. Bisogna sempre un po' tornare alle radici, perché, come giustamente diceva prima Cristian, una cosa molto bella all'interno della chiesa, C maiuscola, che noi prendiamo sempre come punto di riferimento la prima comunità. Per noi cristiani, il modo che gli apostoli, i discepoli e le discepole hanno avuto di vivere la loro esperienza è fondativo, è normativo, è punto di riferimento. Cioè, quando noi pensiamo alla Chiesa, non è che ci piace tanto lo stile del monachismo dell'anno 1000 e cerchiamo di fare così. Non è che ci piace tanto, che ne so, la riforma cattolica del 500 e facciamo così. Ma ogni momento storico della Chiesa ha cercato di trarre ispirazione, modello, consiglio da quello che è stata la prima esperienza. Va bene? Ovviamente potremmo stare qui fino a dopodomani, ma poiché piove, il tempo è limitato, o scelto quattro pagine, tre del Vangelo di Marco e una del Vangelo di Luca. Perché il Vangelo di Marco? Perché è il primo a essere stato scritto, dietro di lui il suggerimento probabile di San Pietro. Marco ha inventato il genere letterario del Vangelo e quindi è un'impresa diretta. Perché Luca? Lo vedrete, perché ha fatto i tre versetti più destabilizzanti della storia della Chiesa. Con il potere di scacciare i demoni.
L'unica cosa interessante che emerge da questo riassunto di Marco è che Gesù chiama a sé quelli che lui vuole. La Chiesa è un affare di chiamata, di vocazione. Cioè, la Chiesa non è il club delle persone che hanno una certa propensione alla spiritualità. A me piace il bridge, a me piace il golf, a me piace il Ferrari, dopo vince il campione di Monte Carlo, allora faccio parte del fan club Ferrari della Brianza. Giusto? Legittimo. La Chiesa non è questo. Non ci siamo scelti. È il Signore che ci ha scelti. Chiama a sé quelli che Lui vuole. Interessante perché c'è in questa prima affermazione già questa doppia dinamica. Dio chiama ogni uomo a far parte del Regno, ma non tutti accettano oppure avvertono questa chiamata a far qualcosa. Se ci pensate, pensate alla vostra esperienza, perché siete cristiani, cioè perché siamo nati qua, attenzione a queste affermazioni, perché vuol dire che se foste nati a Marrakesh sarebbero tutti musulmani, se foste nati a Mumbai saremmo tutti induisti. Beh, insomma, forse è un po' diversa la fede, eh? Quindi probabilmente a un certo punto della vostra vita, chissà come, chissà quando, quell'appallo che avete ricevuto, quell'educazione cristiana, quella trasmissione alla fede è fiorita dentro di voi, avete scelto di essere cristiani, ma sempre come conseguenza una chiamata. C'è stato un momento in cui avete avuto proprio la percezione, attraverso l'incontro, attraverso la preghiera, attraverso la vita spirituale, che il Signore vi stesse chiamando, e voi siete andati. Allora mi piace questa prima definizione di chi è la Chiesa. La Chiesa è chi è stato chiamato dal Signore e ha accettato il mio invito. Quindi il Signore non chiede a me se mi sta bene che abbia chiamato te. La Chiesa non nasce per simpatia e per attrazione reciproca, ma per riconoscere un unico punto aggregativo che è il Signore Gesù. E questo credo dovremmo un po' ricordarci. Simpatico padre della Chiesa, peraltro non molto conosciuto, Doroteo di Gaza, scrive che la Chiesa è come la ruota di un carro e noi siamo i raggi. Più i raggi convergono verso il perno centrale, che è Cristo, e più si avvicinano fra di loro. Cioè, non ci siamo scelti, ma il Signore ci ha scelti. E questa scelta che vedremo è data dalla diversità, è fondamentale. Non siamo un club, siamo un'assemblea di persone radunate. Questa è la prima cosa. La seconda è nella libera volontà. Il Signore vuole chiamarci, desidera che noi partecipiamo su un grande progetto e noi siamo liberi o meno di accogliere questo progetto. Chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Seconda cosa, ne costituì 12 che chiamò apostoli. Interessante perché anche storicamente, anche catechicamente, abbiamo insistito molto sui 12 apostoli, che 12 colonne, la casa dell'Apocalisse, no? Quei 12. In realtà, non vorrei scoraggiarvi oppure deludervi, ma 12 è un numero simbolico che ha a che fare con le 12 tribù di Israele, che a loro volta hanno a che fare con i 12 mesi dell'anno. Cioè il 12 indica tutto il tempo e tutto lo spazio. Quindi 12 è un numero simbolico, tanto è vero, è una cosa da ridere per chi non conosce il Vangelo, ma appena lo bazzicate e vi divertite tantissimo, subito dopo che leggeremo c'è l'elenco. Il problema è che se voi mettete insieme i tre elenchi dei sinottici, i 12 diventano 18. Io dice, momenti, con questa storia. Allora è stato simpatico perché storicamente si è dato doppio nome. Natanaele è detto Bartolomeo, se già una notte. In realtà no, è che non è così importante quali siano. Solo alcuni ricordo, Pietro, Andrea, cioè alcune persone che quando Marco scrive, siamo all'incirca 20 anni, 25 anni dopo la risurrezione di Gesù, erano conosciuti da tutte le che stavano nascendo. Però quello che è importante è la volontà di Dio attraverso Gesù di costituirmi due.
quei singoli messi insieme diventano qualcosa di più. 12. 12. Cioè una pienezza, cioè una realizzazione, cioè una fioritura. Ecco allora, chi è la Chiesa? Coloro che hanno sentito di essere chiamati e hanno accettato per libera volontà di Dio e la propria libera volontà. E una volta che si è insieme si sperimenta qualcosa di diverso. La Chiesa non è la somma dei singoli. Bellissimo pregare da soli, ma pregare in comunità ha un altro valore. E poi interessante perché Marco barra Pietro subito ci dice che cosa fa la Chiesa, qual è la finalità della Chiesa. Abbiamo scoperto chi la compone, cosa diventa, ma per fare che cosa. Interessante perché di questi tempi un po' grandi, possiamo dire, un po' grandi. Se ne sente un po' di tutti sulla Chiesa. Anzitutto si confonde sempre la Chiesa come se fosse qualcos'altro, il Papa, i Vescovi, il Vaticano, Fomine, Sitrone, Sur, dimenticandosi che la Chiesa è la comunità del popolo di credenti e battezzati radunati intorno al Signore Gesù. Poi qualcuno cadettino avvelenato, insomma, pensa che la Chiesa sia una specie di associazione delle lingue, tra 2000 anni chissà come ingannato tutti, è riuscito ad arrivare qui, ci sono mille idee, va bene. Sentiamo qua l'idea a Gesù. Ne costituì 12 e chiamò apostoli perché, sentite bene, stessero con lui, 2 per mandare a predicare, 3 con il potere di scacciare i demoni. La Chiesa ha queste tre finalità, è la prima volta che vado alle pagine. La prima è perché stessero con lui. Cioè si diventa Chiesa, si è Chiesa, perché si frequenta il Signore Gesù. Ecco lo spazio fondamentale della vita interiore, alla preghiera, alla vita sacramentale, alla comunità. Nella testa di Gesù non può esistere una chiesa, ognuno a casa sua e ci collettiamo per internet o WhatsApp, facciamo un gruppo WhatsApp a parrocchia. È necessario stare con il Signore. In questo stare io vedo tutto quello che è la vita spirituale della Chiesa. Personale, certo, la preghiera, la meditazione, la lezione, la vita sacramentale, quindi la confessione, l'Eucaristia, ma anche la vita una comunità che perdesse questo obiettivo di stare con non è più Chiesa. Diceva molto 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 bene, condivido pienamente quello che scriveva Papa Benedetto nella Caritas in Veritate, leggibile anche il suo letto, ma è simpatico, in cui lui dice, e ha ragione, che la Chiesa non è un autobus, non si va in Africa a costruire un ospedale perché siamo bravi, ma perché abbiamo Gesù Cristo e ogni uomo e ogni donna che è immagine di Gesù Cristo. Non siamo gli infermieri della storia. Il cristiano ha il riferimento ultimo del Signore Gesù. Quando Gesù in Matteo 25 dice che avete riconosciuto, quella è la ragione. Cioè quello che intendo dire è che seppure la comunità, la Chiesa ha un volto sociale, non è quello il suo ultimo volto. Come diceva di nuovo giustamente e con grande finezza Papa Benedetto a Lourdes qualche anno fa, forse l'ultimo anno di pontificato, incontrando gli intellettuali francesi, intendo dire, ragazzi, come farsi un giro nel serpente, ha detto una cosa bellissima: la Chiesa non intende imporre una civiltà, non esiste la civiltà cristiana, esiste l'annuncio del Vangelo che una volta accolto crea civiltà. Lo stare con Gesù è principale, primario. Una comunità in cui non si prega più, non si celebra l'Eucaristia, non è quello che deve venire.
già ci lo sanno, ma se il vostro vescovo Mario venisse a sapere che regolarmente in una parrocchia il parroco arriva e non c'è nessuno a messa, e questo va avanti per tempo, e non perché il parroco è scorbutico, ma perché ovviamente non ritiene più importante della messa, il vescovo ha l'obbligo di abolire la parrocchia. Sapete? Se non c'è l'Eucaristia, se non c'è una comunità orante, se non c'è una comunità che sta con Gesù, non ha nessun senso. La seconda cosa è molto interessante. La seconda cosa molto interessante per mandarli a predicare. La Chiesa è un gruppo di uomini e donne chiamati dal Signore che accettano, che diventano altro, costituiti 12 per stare con Lui e per andare a predicare. Per andare a predicare. O la Chiesa annuncia Cristo o finisce il suo compito. Un documento degli anni 80 la Chiesa italiana parlava, gli italiani dicevano o la Chiesa è missionaria o non è. E certo ci possiamo chiedere oggi cosa significa della vostra comunità in primanza della vostra diocesi oggi, non 20 anni fa o 40 anni fa. Cosa vuol dire annunciare il Vangelo a gente che crede di credere, gente che sa? Cosa vuol dire annunciare il Vangelo in un momento difficilissimo? La gente è tutta lamentosa, tutti fanno le vittime, in cui ci scopriamo tutti razzisti, arrabbiati, snervati, tutti rabbiosi. Cosa vuol dire annunciare il Vangelo qui adesso? Non c'è nulla di più difficile di parlare di Gesù ai cristiani perché sanno già tutto. Però trovare forme nuove, linguaggi nuovi, ieri sera ero a Ivrea, siamo molto interessanti, ci confrontavamo. Cosa manca in questo momento alla nostra Chiesa? Una voglia di rinnovamento, di un linguaggio nuovo per dire cose di sempre. Il Vangelo è lo stesso, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, ma noi abbiamo ormai le orecchie abituate. Quando io parlo di anima la gente non pensa all'anima. Quando io parlo di pace in una chiesa penso tutti ai cimiteri, non sono aspetta un momento, cioè abbiamo delle parole fruste, usurate, forse anche questo, forse quello che stiamo vivendo ci passa il tempo alla metà, cioè non ci sono più preti, non ci sono più suore, non c'è più la messa, è un modo non tanto delicato come lo spirito a dirci ma svegliati. Cosa vuol dire annunciare? Se in 12 sono riusciti a evangelizzare il bacino del Mediterraneo, sarebbe proprio l'annuncio, il fuoco dell'annuncio. Attenzione a non fare come giustamente ci richiama Papa Francesco e non far diventare le nostre parrocchie delle dogane, tu entri il tuo nome. Questo desiderio di annunciare, e mi permetto di dire, mi piace molto il collegamento, stare con Lui e annunciare. Mi piace da morire che la Chiesa nella sua follia abbia scelto come patrona delle missioni Santa Teresa di Lisieux, che non è mai uscita dal monastero di clausura, che non ha senso, oppure ce l'ha, per dire che solo una candela accesa fa luce. Se tu non sei acceso, che cosa annunci, che cosa porti? Te stesso. Stesso. Più la nostra vita interiore è coltivata, è onesta, è autentica, e più, anche se non lo sappiamo, diventiamo credibili, non coerenti, credibili. E la terza cosa, chi è la Chiesa? Chi sta con Gesù, chi annuncia, con il potere di scacciare i demoni. Che appare. Ora, non abbiamo tempo di approfondire per i demoni, lo pensate subito a Padre Abbot, esiste, sono c'è stato, una cosa seria, il diavolo esiste, è molto di ridotto di come lo rappresentiamo e non fa paura perché altrimenti nessuno di noi ci andrebbe dietro, anzi è molto affascinante, ma lasciamo perdere. Sapete che in questo caso cacciare i demoni è molto più ampio, cioè cacciare la parte oscura, cacciare la parte negativa della vita. Oggi che nome ha la tenebra? Che nome ha la tenebra intorno a noi? L'egoismo, l'odio, la violenza, il vittimismo, la rabbia, sono tutti volti della parte oscura. E bene quando arriva il Vangelo, quando arriva la Chiesa, in teoria dovrebbe essere così, avviene, questa parte oscura arretra, se ne va,
Sì, l'ho visto mille volte. Ci sono anche delle guarigioni interiori dell'anima? Sì, certo, a volte anche quelle fisiche, ma paradossalmente non sono poi così fondamentali. Sì, sì. Quando arriva il Signore Gesù, quando si fa esperienza di chiesa, di accoglienza, di un mondo altro, che in Gesù questo succede. Ecco, questo mi pare, potremmo già finirla, però avanziamo, già solo questo ce n'è a sufficienza per fare un bel incontro parrocchia, il consiglio pastorale, la nostra comunità, la nostra esperienza. E ci chiediamo, perché allora capite che tutto ruota a questo. Se la nostra catechesi ai bambini non arriva lì, se il nostro tribo, la nostra novena dell'Immacolata non arriva lì, se la nostra Caritas interparrocchiale non arriva lì, non è secondo il cuore del progetto di Gesù. Percepirsi chiamati, la somma è qualcosa diverso dal singolo, i 12, per stare col Signore, per annunciare il Vangelo e per portare la luce, liberare la tenebra, l'oscurità. Dico sempre quasi quasi mi faccio cristiano, veramente eccezionale. Seconda icona subito dopo, perché voi siete tutti entusiasti e adesso ci cadono le braccia. Perché Marco va da Pietro dopo aver fatto questo progetto magnifico, che dice: ma che meraviglia, continua così. Costituì dunque i 12, i due punti. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, il cananeo, Giuda Iscariote, il quale poi lo tradì. Punto. Questi 12. Signore, come fa a selezionare del personale un po' meglio? Se ne fosse uno qui dentro in grado di fare quello che Gesù chiede, uno. Gesù mette insieme persone improbabili, impossibili da tenere appiccicate insieme. Mette insieme peccatori, scusate, pescatori con peccatori. Mette insieme gente che noi oggi definiremmo laica, un po' spregiudicata, appunto come Matteo, insieme a persone che si riveleranno piuttosto conservatrici e diciamo un po' rigide, come Giacomo. Addirittura Gesù riesce a mettere insieme persone dal carattere impossibile. Natanaele, ricordate Giovanni capitolo 1, cosa viene di buono da Nazareth? Una linguaccia, è uno dei 12. I Boanerges, i figli del tuono, cioè gli attacca bene, quando in parola sapete, c'è sempre un po', qualche Boanerges c'è sempre in parola. Gesù riesce a mettere questi, Gesù riesce a mettere Giuda, Yehuda Iscariot, Giuda di Cariot, che poi lo tradì. Luca, che riprende questo brano e amplifica ponendo questa chiamata dei 12 alla fine di una lunga notte di preghiera di Gesù. Io dico sempre: se vede che Gesù c'è una preghiera che mi facilita, ma Gesù preghi tutta la notte e scegli quei 12. Yes. Ora, questo elenco è l'elenco più tranquillizzante, rilassante, straordinario. E solo il cuore enorme di Gesù poteva dirci una roba del genere. La Chiesa non è infatti di perfetti e neanche di persone adeguate. Non è fatta da giusti ma da figli, non da perfetti ma da perdonati. Questo a volte ci dimentichiamo un po'. Mi fa morire da ridere quando qualcuno viene e dice: ah, sai, io non sono un buon cristiano. Cioè, cosa vuol dire essere un buon cristiano? Sarebbe divertente se tra di noi qualcuno alzasse la mano: io sono un buon cristiano. Wow! Siamo delle persone che camminano, siamo delle persone che fanno della conversione la loro dimensione, non per piangersi addosso, ma per dire: oh, Signore, che bello, tu mi hai fatto per volare in alto, io non voglio fare il pollo, tu mi hai fatto per essere un Van Gogh, non voglio essere la foto
c'è il capolavoro. Un grande padre della Chiesa, Sant'Ireneo, scriveva: cristiano diventa ciò che sei, fai fiorire ciò che il Signore pensa di te, ma non come sforzo, ma come abbandono, come fede, come conversione. Quello che ci smentisce la nostra idea di Chiesa. Attenzione bene, che in questi tempi, dopo le batoste sullo scandalo pedofilia e anche cose non molto edificanti che vediamo molte dentro di noi, intorno a noi, in questione di soldi, eccetera, eccetera, c'è un po' da spaventarsi. Questo non vuol dire giustificare le cose che non vanno, ok? Perché qualcuno ci ha marciato su questo. Ma vuol dire però avere come input di base questa idea che quei 12 rivelano che la Chiesa è fatta di diversità, diversità di opinione, diversità di carattere. La Chiesa è lunga, larga e profonda, e se non è così non è Chiesa. La Chiesa sta in piedi perché c'è una sensibilità cristiana di uno che scopre Dio andando a scavare pozzi in Africa, uno che lavora in politica nelle acque, uno che la concede e l'altro che adora la messa in latino. E finché ci sono tutte queste componenti, la Chiesa sta in piedi. Sia chiaro, per il momento in cui c'è uno che dice no, io sono la Chiesa vera, siamo finiti. Siamo finiti. Ecco, mi piace questa cosa. A me piace la diversità, posso non vado stato lontanato autonomista, quindi diffido sempre di quelli che vogliono omologare tutto. Ma che bello la diversità della Chiesa. Io ho questa grazia enorme, un dono di Dio, di cui non finirò mai di ringraziare, di passare gran parte della mia vita in giro per l'Italia e per l'Europa, ad annunciare il Vangelo, a condividere con le comunità. Ma sapeste quanto è bella la Chiesa? Sapeste quanto è bella? Dalla comunità dei frati gesuiti che vivono in un appartamento al 12° piano a Scampia, mi ha colpito, sono stato ospite da loro, hanno l'ascensore, ci vuole la monetina per salire, non è una barzelletta, perché nessuno paga le spese con le migliaia, 5 centesimi di euro, e loro abitano lì. Sono stato poco tempo fa all'Aquila nel 10° anniversario del terremoto, stare con questi preti che per due anni non hanno occhio, perché sono stati travolti dalle loro chiese e psicologicamente sono usciti veramente a pezzi, eppure sono lì, sono andati dall'altra parte. La Chiesa è magnifica, magnifica, in tutte le sue componenti. Voi non vi vedete da fuori, ma a livello italiano Milano ha una mania tutta particolare dell'efficientismo, cioè che è abbastanza vero peraltro. E poi invece andate in certe comunità in cui è magnifico. La Chiesa è lunga, larga e profonda, e non c'è nulla di simile né a livello politico né a livello di aggregazione. Non c'è nulla di simile, nulla, nulla. Ricordo un evento successo molti anni fa, mi ricordo anche quanto, nel 2001. Ero con un gruppo di pellegrini in Israele e una moglie era riuscita a convincere il marito, docente universitario di ingegneria, immaginate. Si chiama ingegneria strutturale, pratica, insomma, uno, diciamo un po' strutturato. Per i 25 anni di matrimonio lei mi ha fatto promettere di portare, non ne frega assolutamente nulla di essere lì, nulla, però ho potuto accogliere. Io volevo, poi ho fatto in maniera diversa, di dire come lo sa, sono riuscito a organizzare un tipo di viaggio che a me adesso piace, ma allora ero le primissime armi e avevo piacere di conoscere qualche comunità locale, cioè che senso andare in Israele non conoscere i cristiani, non lo spiegato. Ero riuscito attraverso un giro pazzesco, avevo l'indirizzo di un prete focolarino che stava nei pressi di Nazareth, Giuseppe. Gli avevo mandato una mail, non mi aveva mai risposto. Quindi ho detto, la sera prima di domani avremmo dovuto andare lì, lui non mi aveva risposto, che ne so io, delle abitudini arabe. Le sorine che ci ospitavano hanno detto, ma voi conoscete un oggetto? Avete il telefono? Sì, lo chiamo. Giuseppe ti aveva scritto, ma certo, mi sto aspettando. Cazzè. Siamo andati e ci ha accolto un puro, una piccola comunità, loro cristiana. E ricordo questo dettaglio che mi ha fatto portare dalla pasticceria
l'iniziazione, poi della situazione, eccetera, eccetera. Poi la messa feriale era il 7 settembre. La messa feriale ha fatto venire la cantoria a cantare. Lui ha fatto la messa araba italiana, studiata in Italia, e poi ha fatto venire dei ragazzi che la comunità pagava gli studi in Italia a questi tre ragazzi, quindi parlano italiano. Insomma, mi dico una roba di un tasso emotivo, di un'emozione che c'è dentro lo sangue. Tornando in Puglia mi si avvicina al famoso progetto universitario, visibilmente emozionato. Io giro per convegni, tutta Europa, tutto il mondo, ma io non ho mai trovato un'accoglienza del genere. Fa, ma mi conosci da molto tempo, un sempre, io da tre ore, siamo ancora tre ore. E poi è stata un'occasione per fare la catechesi su chi è Chiesa. Non è l'ospitalità degli arabi, lì è l'accoglienza dei fratelli. Su questa seconda icona concludo con un aneddoto che ho raccontato spesso, ma mi piace molto, e lo ripeto, chi l'ha già sentito. La Chiesa comunità di perdonati, che sa accogliere perché perdonati, che non giudica perché perdonati. Una giornata mondiale dei giovani di Colombia, il povero Papa Benedetto era la sua prima giornata da Papa. Immaginate, dopo la rockstar di Giovanni Paolo, Benedetto, timidissimo della mia vita, a Colonia, la sua Germania, ricordo benissimo perché mi ero emozionato, durante la veglia di preghiera della sera, di Santo Sera, disse più o meno così. Ho cercato quel discorso, l'ho trovato, ma non dice quelle parole, io le ho sentite, quindi vuol dire che è improvvisato. Ha detto, molti fra voi giovani immaginano e sognano una chiesa fatta di uomini e donne che non sbagliano, di uomini e donne perfetti, di uomini e donne già realizzati e compiuti, punto. E continuo Papa Benedetto, io non saprei come stare in una chiesa così perché sono un peccatore. Se capite questo, avete capito cos'è la Chiesa. La terza icona, alcuni di voi hanno già sentito questa mia meditazione, allora è il loro onore, cambio tutti le due icone. La terza icona è sempre tratta dal Vangelo di Marco ed è una pagina molto molto particolare, non so perché io riesco a trovarla. Riassunto delle puntate precedenti, Gesù sta diventando abbastanza famoso nel capitolo 4, a un certo punto c'è sempre bisogno di qualcuno che dal centro mandi qualcuno a controllare, quindi da Gerusalemme si prendono la briga di mandare in Galilea, che non è proprio dietro l'angolo, un gruppo di scribi, di dottori della legge, diremmo di teologi, a indagare su questo falegname che si spaccia per profeta, cosa non vera, non si è spacciato per profeta, senza aver fatto una scuola di teologia, niente. È terribile perché lo ascoltano una volta e sentenziano, è indemoniato. Quindi non lo sentono, non gli parlano, eccetera. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di mettere i timbrini, nella Chiesa non succede, ma allora succede anche. Diranno la stessa cosa di Giovanni Battista, ricordate? Quando Gesù dice è venuto Giovanni Battista che digiuna e dite un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia bene, dite un mangione e un peone, non siete mai contenti. Però capite che questa cosa qua dà un colpo terribile. Cioè, caspita, il fenomeno Gesù si sgonfia subito, perché la gente, soprattutto il popolino, davanti a una roba del genere, detta da quelli che arrivano da Gerusalemme, immagini. Allora succede questa cosa terribile. La notizia giunge fino a Nazareth, piccolo villaggio di 400 abitanti in cui sono tutti parenti. E da Nazareth scendono a Cafarnaum,
cosa terribile è che portano con loro Maria. Pensate che questo brano è così imbarazzante per la prima comunità, quindi è vero. Uno dei criteri di veridicità dei Vangeli, quando c'è una cosa imbarazzante per la comunità e viene scritta, evidentemente è vero. Nessuno di noi scriverebbe un libro in cui fa una brutta figura. Era talmente imbarazzante che in alcune coppie dei primi tre secoli questo brano veniva tolto, perché Maria non fa una bella figura, apparentemente. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori, ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Il suo clan sceglie apposta la Nazareth per portarlo via, perché mette in imbarazzo. Portano la mamma, perché sai, il cuore di mamma. È interessante, perché questo imbarazzo della prima comunità in realtà non esiste, nel senso che io penso che quello sia stato il momento in cui Maria è diventata discepola. Maria ha scelto da una parte il clan, così dice la gente, cioè che figura ci fa fare questo qui, ha dato di matto, perché lo mangiava, non aveva più tempo per lui, diceva che è impazzito, è andato dall'indemoniato, via via via, andiamo a prendere. Maria da una parte ha il clan, dall'altra ha suo figlio che dice qualcosa di straordinario, dominate di scena. Ebbene, perché ho preso questa pagina? Perché secondo me ci sono tre caratteristiche dell'essere chiesa e di questo tempo sono molto 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 attuali. Numero uno: dobbiamo scegliere fra la logica del clan e la logica del Vangelo, tra la logica di questo mondo e la logica di Dio. E mi spiace, ho già scritto, esprimo la mia opinione, ma qui non siamo nelle opinioni, qui siamo nell'essenza del cristianesimo. Mi spiace Dio. Ma in questo momento in cui c'è una contaminazione politica, fede, cose mai viste o viste, ma non in questo modo qua, dobbiamo avere il coraggio di ribadire di non far entrare la logica del mondo nel nostro essere chiesa. Chi gioca a fare le classifiche tra i papi o a dare patentini di cattolicità ai papi, io voglio dire, se qualcuno pensa fuori dalla chiesa, che anzi un papa legittimamente eletto e ha tuttora col suo carattere, le sue cose eccetera eccetera, è un dono di Dio, punto. Non sei d'accordo perché non ti piaccia, problema tuo, sei tu che sei fuori. Questo voglio dirlo, perché mi sembra che stiamo un po' esagerando. Ma quello che giustamente dice continuamente Papa Francesco a Santa Marta: la logica del mondo è entrata, ma il vostro grandissimo Montini, San Paolo VI, che scriveva: il fumo di Satana è entrato all'interno della Chiesa. In questo mondo qui non possiamo ragionare nelle comunità, nei nostri dibattiti, in questi termini, i termini politici, i termini divisivi, i termini rissosi, i termini di appartenenza, brandire i segni della fede come armi, come corpo contundente. Ma stiamo scherzando? La logica del clan. Non possiamo fare entrare, adesso lasciamo perdere questo tema che è un po' sensibile, ma la logica di questo mondo, degli affari, dei denari, dei profitti all'interno della Chiesa. Infatti quando succede, di solito lo Spirito Santo fa uno sgambetto, succedono sempre dei pasticci. Cioè, continuamente nella mia vita io devo scegliere fra la logica del clan, si è sempre fatto così, chissà cosa pensa la gente, chissà cosa dice la gente, e la logica di Dio. Io vengo dalla montagna, il cristianesimo ha un innestamento storico, culturale molto importante, come dalle vostre parti. Parlo delle mie comunità, non delle vostre. Dalle mie parti c'è gente che non fa la comunione tutte le domeniche, se non chissà cosa pensa la gente, che sono un po' bigotto.
quel tempo che stiamo vivendo, che è difficile oggettivamente, è proprio un tempo per purificare le nostre coscienze, sono onesto. Non siamo più cristiani perché siamo nati qui. Dobbiamo scegliere se essere cristiani e come essere cristiani. Ecco, allora la seconda bellissima intuizione che dà questo brano sull'essere chiesa. Chi fa la volontà del Padre, e poi Luca dice chi ascolta la parola, e mettiamo insieme, è per me fratello e sorella del Padre. Allora, la nostra appartenenza alla Chiesa, la nostra appartenenza a Dio, si nutre di parola, medita la parola, ma una parola che diventa volontà, non che resta una bella lezione, poi uscita dalla discussione per disgraziare del paese. Su questo tanto bene, anche non andare su. Mi fa morire da ridere, lo cito spesso perché mi fa morire da ridere quello che ha detto Papa Francesco durante una lezione di Santa Marta, lo so fare molto spontaneo, ha detto, ci sono quelli che si vantano di andare a messa in chiesa sempre, ma avere anche dei ruoli ecclesiali, e poi magari sul lavoro sono dei delinquenti, non pagano gli operai, truffano, e poi aggiunge, ma dico a queste persone, non dite che siete cristiani, fateci un favore, dite che siete atei. Ha ragione, abbiamo grande responsabilità a essere cristiani. Ripeto, Gesù non è morto in nome della coerenza, e la gente non chiede a noi cristiani di essere perfetti, ma di non essere inautentici, di non essere inautentici, ok? E io credo che si vede la differenza senza bisogno di portare il crocifissimo, però si vede, si vede. Mille esempi da fare nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria. Io ho avuto e ho amici che sono stati travolti dalla crisi e che con 12 dipendenti hanno iniziato a diminuire lo stipendio, poi non prendersi più lo stipendio e poi a fare le riunioni con 12 dipendenti per decidere chi licenziare prima. E loro dormivano a notte e dicevano, sai che per me è una pietra più grande disgrazia della mia vita. Io ho avuto gli amici, ne ricordo uno in particolare che è venuto da Torino apposta a parlarmi, anche lui in grande crisi con la sua piccola azienda, e poi mi è arrivato e diceva, ho fatto una proposta di lavoro eccezionale, parlando di 15 anni fa, una commessa da 2 milioni di euro. Sì, però si tratta di progettare il sistema di puntamento dei missili della legna. E ha detto, io ho rifiutato e è fallito. Capito quando il Vangelo contagia, poi grazie al cielo non succede sempre così, ma anche nelle piccole cose di tutti i giorni, perché adesso lo dico con molto rispetto, ho portato qui, se io mi assumo un ministero all'interno della Chiesa come prete, come suora, se faccio il catechista, se faccio il lettore, quella parola deve in qualche modo illuminare la mia vita. Se poi appena uscito dal bar dopo messa a prendere l'aperitivo e spago di tutto e di tutti, ma forse è meglio che non, no? Cioè, puoi farlo, però magari evita. Clan o parola? Quello che pensa la gente o la novità del Vangelo? Gente, se il Vangelo non è una novità, è inutile. Ok? Se noi cristiani non siamo compassionevoli, accoglienti e misericordiosi, non esiste la misericordia. È chiara questa cosa? Semplice. Ma si è sempre fatto così, l'uomo è violento e finalmente ha fatto la guerra, appunto, si è sempre fatto così, faccia qualcosa di diverso o no? Arrendersi alla logica di questo mondo. E la terza cosa bellissima e magnifica, poi liquido l'ultimo brano un attimo, è questa nuova, la nuova questa profondità. E per me, fratello e sorelle e madre, Gesù nel Vangelo di Marco propone una visione dello stare insieme che supera le relazioni familiari. Ripeto, che supera. Il discepolato è più dei legami di sangue, vero? Caspita, non so voi, ma i miei fratelli più grandi di me, persone bravissime, ne sapete più voi di me di loro, sicuro. Perché nella comunità si creano dei legami di amicizia, di confidenza, di accoglienza.
ce l'avere con i tuoi genitori, con i tuoi fratelli. È vero, Gesù ha pensato questo modo nuovo di stare insieme, che è oltre il clan, che diventa l'appartenenza alla fraternità. L'ultimo brano, brevissimo, lo anticipo solo perché chi di voi tornerà, tra due incontri ci sarà la Lidia Maggi, che è una persona che stimo enormemente. E ho scelto un brano un po' birichino perché non ho tempo di approfondirlo, però ve lo leggo. È un riassunto nel Vangelo di Luca, tre versetti un po' problematici. In seguito egli se ne andava per certi villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Stai scherzando? Ma adesso non sbaglio. Qualcuno ha pensato di strappare la pagina. Invece c'è scritto questo. C'è scritto cioè che il gruppo che stava con Gesù, i discepoli dei discepoli, che c'era una cosa abbastanza straordinaria, maestro itinerante, aveva il suo gruppo delle discepole. Ora, viviamo in un contesto in cui la donna non poteva uscire di casa se non accompagnata da un maschio. Viviamo in un contesto, quello ebraico, in cui la donna, nel Deuteronomio c'è l'elenco delle proprietà e la donna viene dopo la casa e gli animali da sola. Viviamo in un contesto in cui la donna non aveva la possibilità di parlare pubblicamente se non interrogata. Gesù ha insieme a sé un gruppo di discepoli e discepoli. Interessante, 12 discepoli, gli apostoli, ma di questi sappiamo che ce ne sono 3 in particolare: Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono sempre insieme a lui in momenti fondamentali, e guarda caso 3 donne, di cui si dicono i nomi: Maria di Magdala, sapete la brutta storia della Maddalena, perché Maria di Magdala è stata confusa con la prostituta, insomma è tutta una brutta storia. Maria di Magdala è una discepola che viene da Migda, Magdala, probabilmente una donna facoltosa, un'imprenditrice, da cui era stata guarita da 7 demoni. 7 demoni vuol dire da qualcosa di molto forte, una depressione, non lo sappiamo. E poi Susanna e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Sapete che i biblisti si sono scannati per dire non è possibile. Tra l'altro interessante perché guarda caso Luca ci dice che negli Atti degli Apostoli ci racconta che nella prima comunità d'Antiochia c'era Manaen, amico di infanzia di Erode. Quindi Luca è più informato su queste cose. Cioè Gesù in quel contesto raduna intorno a sé uomini e donne, non questo ci tengo, discepole, non perpetue, non era lì a lavare il camice delle apostole, li sostenevano con i loro beni, e il termine che viene utilizzato probabilmente rispetto a Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi una persona facoltosa, indica proprio una che mette a disposizione anche le sue disponibilità finanziarie, ma ripeto, quello che fa l'offerta per fare la strada santa, cioè che collabora attivamente nell'annuncio. E conclude Luca, e molte altre donne. Non è che c'erano queste 3 perle. Ora, noi siamo un po' curiosi, se Luca ci avesse detto qualcosa di più. Sappiamo però che Gesù non soltanto ha immaginato una comunità, una chiesa, in cui ognuno può manifestare quello che è più dei legami familiari, ma in cui viene addirittura tolta la diversificazione classista, ricchi poveri. Gesù aveva dei discepoli ricchi, non serve.
quasi subito, dico subito, perché è vero che San Paolo dice non c'è più né uomo né donna né giudeo né greco, nella lettera a Timoteo però dice le donne devono sempre essere zitte e siano sottomesse al marito. Quindi quando poi è di nuovo recuperato questo maschilismo imperante non si sa, quindi cammino c'è ancora molto da fare ed è tutto evidente, però non vorrei, su questo mi sembra di essere onesto con voi, non dobbiamo retroproiettare delle sensibilità nostre a 2000 anni fa, però sicuramente a notare come in questa idea di chiesa c'è davvero questa assenza di diversità di qualunque tipo, cioè ciò che tu sei stato, ciò che tu sei dal punto di vista sociale, dal punto di vista sessuale, di appartenenza, è secondario rispetto a quello che sei diventato. Tant'è vero che appunto quando Paolo scrive non c'è più né greco, né giudeo né greco, né uomo né donna, e poi non sa cosa dire, ma siamo uno in Gesù Cristo, cioè vuol dire è qualcosa di diverso di Dio. Concludo, sono solo quattro piccole icone, ce ne sono moltissime altre all'interno della comunità, però non vi fa finire quale di essere cristiana, non ci fa venire una nostalgia santa e sana di come possiamo veramente essere all'interno delle nostre comunità, senza immaginare gli angioletti e tutti ci immaginiamo con le aureole della perfetta Letizia. La comunità è fatta anche di momenti di contrasto, di delusioni, di fatiche, ma in questa logica, cioè la Chiesa come profezia di un mondo diverso di stare al mondo. Questo noi possiamo fare, però scegliendo la logica del Vangelo, non quella del clamo, che è mai stato imperato. Ci celebriamo 30 secondi di silenzio e poi concludiamo la nostra serata. Lasciamo decantare quello che ho detto e che lo Spirito ci dona di portare a casa una cosa, un dettaglio che magari ci ha particolarmente riuniti. Signore, tu ci hai chiamati a far parte della comunità che vive con te, ci hai costituiti 12 per stare con te, per annunciare al Regno, per guarire dalle nostre infermità e dalle infermità dei fratelli. Siamo diversi splendidamente come i 12, eppure tu ci unisci, ci fai diventare concittadini dei santi, familiari di Dio, perché ascoltiamo la parola e la viviamo, lontani dalla logica del mondo. Non c'è più giudeo e greco, ricco, povero, uomo e donna, perché tutti siamo uno in te. Profezia per una nuova umanità. Sii benedetto, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Concludiamo. Thank you.
prima di passare la parola a Grazia, in fondo trovate qualche libro, quello che mi è rimasto, e soprattutto se volete restare in contatto c'è una cartolina in cui sono tutti i luoghi in cui potete trovare le mie vibrazioni e le mie follie. Ringrazio, io con stasera chiudo il primo semestre di meditazioni, allora voglio pubblicamente ringraziare il Signore insieme a voi, perché è stata un'esperienza molto più ricca per me che per chi incontro. Grazie dell'ascolto e buona vita a tutti. Grazie. Grazie davvero, e continuiamo poi queste riflessioni. Settimana prossima, venerdì 31, faremo una lezione sui tre brani di Nicodemo, che saranno i brani che pregheremo la veglia di Pentecoste, per cui settimana prossima a casa Nicodemo faremo questa lezione. E invece il 7, venerdì 7, verrà Lidia Maggi che ci aiuterà così ad entrare in questo tema della parola che crea davvero la comunione, queste relazioni positive dello stare con Gesù. E poi sabato 8 la veglia di Pentecoste qui in chiesa, e poi faremo un po' di festa in giardino per ringraziare il dono dello Spirito. Grazie e buonanotte. Grazie.